Finalmente, dopo parecchi mesi, la soia è stata raccolta e oggi faccio sto campetto qua. Qui è dove sono andato già 2 o 3 volte e ho trovato qualcosa di interessante, ma ragazzi, è diventata una savana pazzesca, ecco. Vabbè, vediamo dopo cosa succede. Penso che un'oretta e mezza ve la posso dedicare qua con questa E ricerca. qui ho trovato questo pezzo di metallo, sembrerebbe un'impugnatura di una maniglia, non lo so, comunque una discreta buchetta, segnale forte. Ok, E a qui, dopo. in questa buca, guarda cosa abbiamo scovato, è un'ogiva. Una pallottola, non è un grande calibro, ma sembrerebbe però un'ogiva da guerra. Va bene, ok, a dopo. E qui in questa zona, anche l'anno scorso, ho trovato tante di queste pietre qui, queste fusioni. Sono leggerissime, ma sono composte di scarti di metallo. Vabbè. Ok, in questa abbastanza profonda buca ho trovato questo pezzo di piombo. Posso garantirvi che è un proietto austriaco del 1854. Perché ne ho trovati tanti ancora inesplosi, cioè non usciti dalle carabine, dai fucili. Questo invece si nota, queste due righe qui. Poi magari vi posto in fondo al video una foto di alcuni di questi proiettili, il peso più o meno è quello. Ok. Un caldo bestiale, ragazzi. Non posso resistere ancora una mezz'ora. Proprio una cosa. Proprio vero che i contadini sembrano dei biscotti. E qui, come potete vedere, pezzo di cucchiaio abbastanza recente. Vabbè, e qui ho trovato in questa buca qui, ho trovato staffare un pezzo di rame, ma non so cosa possa essere. Ha una sagoma ben precisa, interrotta qua, interrotta a metà. Cosa poteva essere? Ma comunque di questi pezzetti di rame ne ho trovati un po' dovunque oggi. Vabbè, qua finalmente un pozzo di ritorno, un coma ormai, un pozzo, in mezzo a sta borghiera qua, proprio bello, un'acqua fresca, beh non proprio nitida. Ma fresca, accidenti, fresca, ah, che bello, ghiacciata. Adesso vi farò vedere le cacciate che ho trovato. Un attimo di Ecco qua. pazienza. Alla fin fine. Pensate che l'unico pezzo interessante era quella maniglia e mentre la stavo pulendo con l'acqua mi è caduta, porco puttana. E qua cosa volete che vi dica? Diciamo semi interessante che sono questi due proiettili, uno schiacciato, un piombino, questi pezzi di rame, un pezzo di cucchiaio, un di forchetta, un cucchiaio moderno, questo affare qui, alluminio, non so cosa sia. Beh,
Diciamo che ci siamo un po' affaticati, ma insomma dai, valeva la pena dopo 2 mesi quasi tra pioggia e caldo incessante, trovare un paio d'ore dopo una pioggia ieri, che diciamo ha, sebbene sembra sia stata molto assorbita, ma qualcosa ha fatto per la vegetazione. Di qua si vede un scorcio d'Adige pieno, tutta acqua che andrà a finire nell'Adriatico sprecata, poi fra un mese magari si comincia a dire che c'è la siccità, la crisi dell'acqua, non siamo capaci quest'acqua di metterla in serbatoi sterilizzati, che cacchio ne so, siamo nel 2019 e ancora si piange per acqua, sole, pioggia, neve. Good morning my friend, alla prossima.